questo si fa appunto pensare e ragionare insieme. Quindi noi siamo favorevoli, come diceva già Paolo, e crediamo in quanto diceva anche il centrodestra rispetto a una possibile gestione che torni in qualche modo ad essere in economia, comune per comune, sia una scelta che non è più praticabile, che è fuori dal tempo, che è evidente che alcune politiche hanno quantomeno una gestione di area. Anzi, io credo che appunto il problema magari risieda nel fatto di come, questo accennava Sandro, poi gli esecutivi e poi gli espressi con la società della salute, cioè gli 11 sindaci, abbiano un rapporto con gli organismi assembleari, e qui evidentemente questo ci porta nuovamente a discutere del ruolo circondario, perché io credo che al di là di qualunque diciamo, evoluzione che l'istituzione abbia, noi dovremmo dotarci di un luogo collegiale, visto che la dimensione di programmazione, la dimensione di questi servizi ormai di area, quindi 11 comuni, di avere un'assemblea e discutere di questi temi in un unico luogo, altrimenti si fa alla fine del regolamento di polizia urbana e si discute a livello di circondario, ma poi alla fine lo si approva nei 11 comuni, con diciamo, la conseguenza che evidentemente non si può approvare come lo prevede. Quindi è evidente che la discussione, anche qualora fosse una discussione di merito, come giustamente auspicava Sandro, sarebbe diciamo, partenza del potenziato, perché in questa sede chiaramente non potremo decidere con gli altri 10 comuni. Potrebbero dare indirizzi di polizia. Quindi io credo che dotarsi di un organismo assembleare che in modo concorrente possa discutere anche nel merito della programmazione, che evidentemente dovrebbe essere quella assemblea circondaria, cosa che oggi non risulta l'assemblea circondaria purtroppo mai fatto. Per quanto riguarda l'aspetto di carrozione, su cui veniva poi avanti la polemica sempre da parte del centro-destra, noi abbiamo, se in caso perplessità o perché la nostra necessità è legata al fatto che purtroppo la società della salute sicuramente in primo luogo per la carenza di difficoltà di risorse nazionali, regionali, per la cascata, ma ha diciamo, una serie, così come la ASL, di pari capelli rispetto a soggetti esterni, di natura operativa, evidentemente, come ci ricorda, leggevo prima di questo consiglio, il dibattito dell'anno scorso, che evidentemente hanno diciamo, una natura soprattutto nei contratti di lavoro delle persone del personale impiegato che non è diciamo, minimamente comparabile a quella del personale impiegato sia all'interno dell'ASL sia all'interno del pubblico. Quindi evidentemente c'è questo elemento di difficoltà, non solo come dicevo il consigliere Calcione rispetto al comportamento contrattuale dei lavoratori dei due enti, quindi comunali, cioè degli 11 enti comunali e dell'ente ASL. Ma c'è poi questo ulteriore problema, il problema che evidentemente fa sì che la società della salute sia tutto più un carrozzone, ma che appunto anzi abbia il problema opposto che io credo sbagliato, cioè di tentare diciamo, di rispondere, questo sentimento va fatto, la dimensione crescente dei trasferimenti da parte dello Stato con una compressione troppo ingiusta dei diritti e dei salari. Ripeto, so che il terreno è molto succiolevole, è molto difficile, però io inviterei, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, a riflettere su questo aspetto. Così come anche sull'aspetto delle due società della salute, noi vediamo che evidentemente sì, c'è un aspetto di difficoltà, dell'asilo, passiva, però se è vero quello che dicevo prima, cioè che ci vuole un nuovo assembleare tutto per fare la discussione rispetto a quello delle donne centrali, almeno della salute che è altrettanto ovvio e ci deve essere una società della salute per il nostro territorio perché altrimenti o comunque diciamo un luogo di interazione con la ASL che vale per il nostro territorio perché altrimenti si pone il problema poi di raccordarsi ulteriormente con altri quattro comuni sono poi le valenze quindi il luogo della discussione diventa ulteriormente estramonizzato quindi su questo come dire non siamo d'accordo con quanto è stato detto soprattutto da restano quindi le necessità per quanto ci riguarda rispetto al ruolo della salute non solo e non tanto perché quest'anno è un anno diciamo, di transizione perché c'è questa incertezza sul futuro giuridico e quindi sulla possibilità di dare corso soprattutto per quanto riguarda i comuni sotto 5.000 abitanti proprio in generale c'è questa diciamo, necessarietà della riorganizzazione dell'assetto istituzionale giuridico della società della salute fa sì che sia un anno diciamo, sostanzialmente di transizione in cui devono essere conferiti totalmente
Sì, esattamente, quindi i fondi vengono direttamente, per cui non c'è la possibilità di discutere del testo, che io spero che questa possa essere la discussione tra questo consiglio e il prossimo anno. Le pretese d'acqua vengono appena a questo, cioè dal fatto che questa cessione di sovranità, che io trovo giusta rispetto al soggetto, avvenga, come diceva giustamente Sandro, in assenza di una discussione di merito, cioè che non è purtroppo tanto non pensi di ognuno di noi, nessuno pensa di dare, diciamo, una lezione ai tecnici che stanno in una società che svolgono egregiamente il proprio lavoro, così come all'interno dell'ASL, però se questo organismo ha il ruolo di avvicinare la sanità mediale, appunto, al territorio, dovremmo essere in grado di ottenere nel merito delle nostre assemblee elettive, in base a quelle che sono le sensibilità delle nostre dirigenze elette, rispetto all'indirizzo determinato, per cui per questi motivi noi esprimeremo un giudizio favorevole, rimandando il prossimo anno la votazione di merito, sperando che il prossimo anno queste difficoltà giuridiche possano essere risolte e che soprattutto, essendo appunto come speriamo tutti un anno, diciamo, di eccezione di sovranità della prova e risultati di salute rispetto a questi servizi, ci sia anche una discussione preventiva di merito su questi servizi che noi andiamo a programmare sul nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri. Bene, abbiamo dibattito, dichiarazione di voto. Grazie. No, sulla lettera non ci ritorno perché aveva espresso io l'esempio, no? Ritorno su quello che dicevo prima riguardo al consigliere Mussanelli, ma anche tutto detto in questo momento, questo è che mi pare che sia ambito il senso di quello che volevo dire. Io ho semplicemente detto che siccome in commissione la consigliera ci è stata presentata come assistente legale del dottor Benvenuto, mi sono posto il problema, mi sono detto, non è che poi si avrà dei problemi perché dottor Magnoli, tu sai che la legge dice che i dipendenti ASL non possono essere nominati sindaci, non possono essere eletti sindaci, nominati assessori nel comune dove esercitano la loro professione. Quindi c'è una legge che comunque pone, accende un genito, se tu mi fa venire, ti spiego qual è il mio dubbio, no? So che si sta parlando di una consigliera, però siccome la legge accende un faro su una cosa di questo tipo, io non vorrei, ma io ho sollevato la questione perché penso che la consigliera Mostardini in qualche modo abbia, cioè, ho dubitato della moralità della consigliera Mostardini, assolutamente no, per cui avevamo. Penso che la consigliera Mostardini voglia in qualche modo avvantaggiarsi della sua vicepresa di consigliera comunale che è dipendente dell'altra, assolutamente no. Però siccome la legge in qualche modo ci pone attenzione su una cosa di questo tipo, io non mi vorrei mai trovare un giorno a dover cessare di, come comune, a non poter più garantire determinati servizi, una mattina si sveglia e mette in discussione la votazione di stasera perché scopre che c'è una consigliera che è anche dipendente dell'ente a cui si va ad affidare i servizi. Questo è il senso delle leggi. Allora, però a volte è possibile fare cose per bene invece di farle come si dice ancora la mano. Quindi, e su questo ho chiesto l'assistenza anche del segretario generale. Se il segretario generale mi dice che non c'è nessun tipo di, tra virgolette, conflitto di interessi, io sarei tranquillo, senza nessun tipo di dubbio, soprattutto a livello personale, nei confronti della consigliera. Però io, come consigliere comunale, proporrei questo supporto, perché ripeto, io ho sollevato questo dubbio perché non mi vorrei trovare un giorno che una mattina uno si alza, fa un'eccezione ai TAR, la delibera viene messa in discussione e ci tocca interrompere tutta una serie di servizi primari, soprattutto per chi finisce, visto che si sta parlando di servizi di salute sistemica. Quindi facciamo le cose per bene. Io voglio mettere in quella discussione niente, la moralità, niente della nostra vita. E poi il mio dubbio vale anche su di te, come di che maggiore dipendente ha. No, perfetto, bene. Quindi se lo chiedo e spero che il segretario generale mi sussista in questo video, perché lo voglio. Se poi il segretario mi dice no, io sono tranquillo e sereno, non anche a favore, non dice nessun tipo, non c'è, no, chiaro, se non rispondiamo partecipa ai voti personalmente, perché vorrei restare anzi.
Quindi questo è il senso della, della polemica che ho voluto fare prima. Non è una polemica personale, è una polemica. Facciamo una volta cose per bene, visto che si sta parlando di servizi primari, soprattutto di chi dice non ci capisce. Fumetti dopo per l'azione del voto, rispetto a questo io segretario e non ci sono confini di, non c'è motivo di conflitto di interesse quanto dipendente dell'altro pubblico, ha fatto una ragione, mi sembra ovviamente sia una preoccupazione legittima, esempio di statale pubblico che potesse rappresentare del Consiglio della Corte. Non c'è molto da dire più di quello che si è detto, a parte rappresentare al consigliere del Presidente Spagnoli che se qualcuno dice che insomma l'asta di Empoli, voglio dire, non ha tanti debiti, meno male, voglio dire, si parla dell'asta, non se la scanta cosa. Forse però si dimentica i miliardi spesi quando gestiva l'asta per l'ospedale che è portato a termine. O lasciamo fare che non succederà per questa, per questo sola. Si parla di 40-50 miliardi di euro, forse sempre più 4 milioni, 40-50 milioni di euro. Tornando a questa società della salute, quindi alla gestione di se stesso, oltre che naturalmente che il governo si è già espresso sulla definizione di questi consorzi che vanno eliminati, che sono regolati, dice che ci apprestiamo, il comune si appresta sul nostro delega, magari si appresta a firmare la situazione. Uno dei rischi a quel punto, per esempio, che non fanno la difesa. L'articolo 6, il regolamento, si è detto prima, che l'ha acquisito. L'articolo 9 dice che per la gestione, quindi oltre ai soldi che il comune dà per esempio, dice che mette a disposizione dell'altra il seguente personale. E quant'è? Chi ne sa nulla? Prima si firma, fate pure qualcosa, si dà in bianco da dire quanto personale ci dovrà andare. E chi lo paga? Se il personale è pure dentro, lo paga anche dentro. O anche visto come si sa. Si va all'articolo 10, per 10 alla A, per l'attuazione della presente pensione si impegna a trasferire all'asta il quanto. Qui si parla di 100 borse, 112.000 euro. Quanto è? Si deve firmare con un foglio bianco senza avere dei dati essenziali. Quindi, per le ragioni prima dette, per la ragione per noi la società della salute, non in questa forma non è, per me non dovrebbe esistere, per noi non dovrebbe esistere questa forma lì, considerato anche i pezzi della convenzione, noi voteremo contro. Io sono un italiano che comunque si è attraverso in più rispetto a quello del NATO, ci portano di più, anche se saremo di oggi in giro. A rigore di oggi sicuramente un unico apparato, questo è il punto meno, si sente una fatica di nazionali, di organizzazione, c'è nulla da fare, qualsiasi cosa io può vedere in un ufficio o in qualche altro modo e riesco a farlo con personale mio. Un'altra cosa, non capisco poi come un comune, come un soggetto che ha per tanti anni rifiutato un SDS, poi alla fine, come ha fatto, o se ha spesso di più, questo è una domanda che non sono posto. Il testo di principio non è stato dentro l'SDS e in quei tempi. Non lo so,
che non ha mai portato all'interno del Consiglio un discorso per darci risultati di un solo di la città per la parte. Lo stesso sito della Presidenza del Cittadusa e insomma un sempre considerazione e lo sento io dire anche oggi sinceramente io non sono stato nei primi tempi che prima due anni all'interno del Consiglio umano, ma non so se questo nel senso è stato fatto, come non io mi ricordo di emendamento in cui c'era stato assicurato che il Monte si sarebbe portato nel senso poi portato anche dell'arte avrebbe portato a quelli che erano i casi quello che ho detto, per quello che esprimiamo e come abbiamo sempre detto, voteremo contro la presa e io non ho chiamato la ragione, ma che dico che sicuramente sarebbe se sì, il mio a fare. Grazie. Grazie Presidente, sarò brevissimo. Allora, diciamo che concettualmente non mi sembra sbagliato il fatto di dividere la gestione politica, la gestione tecnica di quello, per quello che riguarda la gestione sanitaria. Trovo comunque un po' diciamo un po' assurdo che noi si affidi dei servizi e anche dei soldi, molti soldi, ad una società senza poi poter imporre degli obiettivi o comunque sia avere un riscontro in questo consiglio su cosa questa società abbia fatto o come si sia mossa. Mi sembra poi anche un po' strano che in 11 anni di circondare di gestione associata ci si trovi a dover fare una convenzione a ognuno dei singoli comuni, ognuno per conto suo. Mi chiedo anche cosa succederebbe se una buona parte di questi comuni non sottoscrivessero questa convenzione. Comunque, diciamo che per questi dubbi che ho, il mio gruppo si astiene. Grazie. Grazie, consiglieri. Bene, chiudiamo il dibattito. Che partecipa? No, come è tagliato, che visto le parole del segretario da lei portato, che ci siano tutte le condizioni perché l'azienda possa venire qui e fare insieme ai commissari, se si decide per la commissione, ai consiglieri, qualora si decidesse che si facesse direttamente il consiglio comunale, ci fossero tutte le condizioni. Periodicamente ovviamente i sindaci degli 11 comuni si ritrovano qui anche con i direttori generali, altri collaboratori del direttore generale, quindi non vedo ostativo nessuna discussione, quindi si può scegliere la commissione come il consiglio o magari prima la commissione e poi il consiglio, in modo che si possa anche fare un approfondimento significativo e secondo me si potrebbe, quando tornerà ovviamente da Bergamo il direttore generale,
sentito da parte dei componenti della conferenza dei sindaci, ma sicuramente sarà un lavoro interessante comunque. Bene, quanti sono votanti? Bene, allora chi è favorevole, prego consigliere alzate la mano. Prova, chi è contrario? È contrario, scusa, alzando chi si astiene? Sali, scaccione. Bene, grazie, riprendiamo alle 9. Io per venire tutti gli anni non ho finito il mio attimo. Cavallini, Vicini, Mostardini, Anche perché sono già stata in commissione e poi sono stato
domande, c'è anche la Ricchetto Rossi, assieme a tutte le date che ho qua risposto. Con questa delibera andiamo a istituire la perifrazione e l'istituzione dell'ANFIL, cioè un'area naturale protetta di interesse locale nelle zone delle ex cave di Arzareggio. In particolare modo sono una cava, e quella di Rucci, che è di proprietà del comune, e un'altra, nello specifico guardo in modo che possiate anche guardare sulla cartina. Sì, l'istituzione dell'ANFIL è quello che vedete segnato in giallo, e con criteri di particolare attenzione e rispetto, e al rispetto sono le due cave, quindi quelle che nella cartina è stato, purtroppo non ha tutti a colori, però sono segnate in rosso la cava Peruccia, il grande comune, nel quale il comune ha fatto anche degli interventi, non c'è neanche delle sponde, un percorso didattico, anche per disabili, che può essere, che serve per costruire appunto dell'area, un percorso di via quasi tutto intorno, e poi con l'installazione prevista l'installazione di cartelloni che spiegano insomma la fauna, e anche dei nasottini per il percorso. E nell'altra, quella che vedete nella zona 1B, segnata di blu, è la Manzi, che non è ancora realizzata, probabilmente sicuro l'aria potrà essere ceduta al comune. Nel mezzo di queste due aree, nella prima installazione è stata pensata un'altra zona, che è la zona di zona 2 segnata di verde nelle cartine, che è un po' un corridoio fra le due cave, che si è naturalizzato col tempo e quindi adesso vede un rimboschimento e quindi un'area a verde. Questa idea, che è dell'amministrazione comunale già da diversi anni, oggi arriva, diciamo, al suo primo momento effettivo, appunto, un'istituzione dell'ANFIL, e poi successivamente, se oggi verrà approvato, una prova di istituzione, l'amministrazione avrà tempo 6 mesi, poi quanto aggiornamento di gestione dell'area, e anche posto poi si andrà effettivamente fare in quell'area. Secondo una volta il regolamento sta un po' portando lavori, è stata presentata legata alla comunicazione di oggi, però quello non è parte, diciamo, della discussione di questa sera, perché dovrà essere discusso appunto successivamente all'interno della commissione, poi presentato in regione, e poi anche successivamente approvato anche. Il percorso che abbiamo fatto è stato un percorso con alcune associazioni ambientaliste del territorio, tra cui insomma anche Legambiente, anche con il centro studi di Fucecchio, proprio perché loro hanno rilevato, ci troviamo più volte, che l'area in questione, essendo una cava, quindi un l'acqua e poi anche tutta una zona naturalizzata intorno, è spesso abitata, ci sono state delle nidificazioni anche se c'è acquatici, sono non rari in generale, ma piuttosto rari trovare in aree o sia vicine alle città. Quindi insomma ci sono vari uccelli acquatici, tra cui appunto il mantino pescatore, il basso e vari tipi di anatre, sono abbastanza rare insomma trovate così vicino, e anche animali e anche altri mammiferi come il tasso, che anche questo è abbastanza raro trovare, insomma sono abbastanza rari trovare così vicino alla città. E è un caso di percorso che qui trova un per inizio, ma che poi è la conclusione di un percorso che poi da qui rinizia con appunto la istituzione dell'ambito, poi successivamente il regolamento. L'area è a nostro avviso importante dal punto di vista naturalistico, e non solo, anche perché poi l'acqua che lì si trova all'interno delle cave è comunque un'acqua di base, ne parlo anche all'interno della commissione, che quindi è anche giusto insomma, tutelare e proteggere anche dal punto di vista non solo ambientale, ma poi anche la tutela generale della salute. Grazie.
Andiamo a vedere se ci sono domande. Quanto è bassa l'aria? Come funziona il senso? Parlare similarmente bisogna andare. Se continuano a fare domande, dopo che non c'è pronto. Ci sono altre domande, non lo faccio rispondere prima. Sì, a me mi sfuggiva un particolare sul momento storico, capissi. Cioè, noi si va a fare un'area protetta su un'area che non è totalmente nostra, e intendo come comune di Empoli, cioè nostra come comune. Quindi, sostanzialmente, noi si va, non so se aumentare o diminuire, ma si va a incidere sul valore dell'area. Cioè, non era meglio eventualmente procedere prima l'acquisizione e poi successivamente alla trasformazione dell'area protetta? Grazie, altri? Ci sono altre domande? Facciamo una. Ah, prego, Pino. Sì, un'altra domanda. Se dopo tu e te. Sì, io ci sono. Allora, innanzitutto è interessante quello che diceva Sani, e vorrei, allora mi aggancio a quello che diceva lui, vorrei capire se secondo le previsioni dell'amministrazione l'area in questione subirà un aumento o un decremento del valore. La seconda questione è se l'area sarà poi aperta in modo, diciamo, permanente oppure sarà accessibile solo in modo didattico e quindi, diciamo, in qualche modo recintata. E in entrambe le ipotesi, se è prevista, visto che appunto si tratta di un'area di carattere naturale, se sarà previsto un collegamento con la pista ciclabile, l'area circolare e per tutte l'argine dell'anno, quindi diciamo si trova un po' centinaia di metri. La domanda era questa: quanto dista il comune di Montelupo come area? Di subito di là dall'area gialla? Sì. Se confine. E voi ci spiegate cosa fa il Montelupo per quest'area o che se viene solo a carico di Empoli? Come si la mangia prima? Perché c'è tutto il Allora, rispondo alla prima domanda, cioè come mai noi intendiamo sottoporre a una tutela sostanzialmente di tipo conservazionistico un'area che non è attualmente tutta di proprietà del comune di Empoli. Intanto noi sottoponiamo una normativa così stringente e così in qualche modo piccolistica soltanto su delle aree in cui non si svolgono attività agricole, ma sono aree fondamentalmente lacustri e rimaiali che nel tempo si sono rinaturalizzate e che oggi dal punto di vista della ricchezza biologica presentano un estremo interesse di tipo a volte anche nazionale e direi anche europeo in qualche caso. Questo non lo dico io, ma lo dicono degli esperti in campo naturalistico, Canemo, ma anche lo stesso dottor Raineri del Museo Paleontologico, che sono stati a vedere queste aree e hanno rilevato appunto la presenza di specie sia floristiche che faunistiche di notevole interesse. I vincoli che noi poi apponiamo non sono in qualche modo legate al possesso o meno dell'area, ma all'interesse naturalistico dell'area. E quindi non è che qui non è impedito, come dire, svolgere attività, per esempio, di frequentazione, osservazione, ci sono impedite attività che possono danneggiare sia la flora che la fauna.
E questo indipendentemente dal fatto che siano di proprietà nostra o siano di proprietà privata. E in ogni caso l'area Manni, che è quella indicata in blu nella cartina, diventerà in un futuro abbastanza prossimo, come abbiamo detto l'assessore, di nostra proprietà, perché abbiamo contatti con la proprietà in questo senso e ha fatto all'amministrazione in mano una proposta, diciamo, transattiva di cessione di tutta l'area, riservandosi solo un pezzettino che però non faceva comunque parte dell'area assoggettata a suo tempo ad attività estrattiva e verso la quale quindi il Manni aveva l'obbligo di cessione proprio in virtù della convenzione che lui aveva sottoscritto per la conduzione della casa. Poi un'altra domanda, l'aumento di valore. L'aumento di valore dal punto di vista magari dello sfruttamento edilizio credo che non ci sia, anzi diciamo che già la normativa di piano regolatore per quanto riguarda tutta l'area individuata in giallo impedisce di fatto l'attività di trasformazione urbanistica di queste aree. L'aumento di valore è naturalmente legato al salto, diciamo, di qualità che il recupero di queste aree potrebbe indurre dal punto di vista naturalistico, paesistico, ambientale e per il valore, diciamo, aggiunto che si porta all'interesse anche dei cittadini verso delle aree naturalistiche che molti se non hanno mai avuto occasione di osservare e scoprire. Poi, ecco, per quanto riguarda il collegamento con le piste che, diciamo, a cui faceva riferimento il consigliere Vini, le piste ciclabili lungo l'Arno, direi che in sostanza l'attivazione del Lampid è finalizzata proprio a questo, cioè a creare una sorta di cuore verde che già a suo tempo era stato individuato dal piano regolatore, diciamo, dei cinque comuni che afferiscono intorno a questa area e che quindi dovrebbe poi trovare in progettazione anche di tipo particolareggiato la creazione di una serie di tessuti, diciamo, questi collettivi che dovrebbero rendere quest'area nel suo insieme fruibile, diciamo, alla cittadinanza. Poi per quanto riguarda le visite alle aree sottoposte a particolare tutela dal punto di vista paesistico e naturalistico, è chiaro che non si possono aprire a tutti in tutte le ore e in qualsiasi occasione, perché lì sono zone naturalmente in cui, come ha detto anche l'assessore, edificano animali, uccelli fondamentalmente, e quindi, come dire, l'inclusione continua di gente durante tutte le ore del giorno senza controllo esporrebbe magari in queste aree a vandali, a intrusioni, come dire, a intrusioni che potrebbero in qualche modo compromettere la presenza della fauna in queste aree. Non so se poi l'assessore vuole dire. Vabbè, lo fare rapidissimamente. Ho chiesto l'estensione. L'estensione qua c'è di quale giorno? Zona 1, zona 2, zona 3. Quanto è il totale? Poi semmai se continuo velocemente. Comunque la gestione, quindi quello che diceva l'architetto Rossi è giusto nel senso che il percorso fatto, anche con l'associazione, insomma, siamo relazionati anche con un parere tecnico sulla zona, vanno in quest'ottica, cioè quella di cercare di migliorare gli accessi. Appunto per favorire l'identificazione di uccelli in particolare molto. Poi in realtà questo sarà materia del regolamento di gestione, insomma, poi successivo, cioè per rispondere al minimo, poi ci saranno materie di parlare su quanto è stato poi è aperto. No, io sull'estensione confesso di non aver fatto il calcolo perché in realtà questa delibera di istituzione ufficiale dell'ANPIL dà seguito alla proposta di istituzione già approvata con delibera del Consiglio Comunale nel 2000 e di
affidata alla provincia, alla regione, perché fosse inserito nel piano triennale delle aree naturalistiche di interesse locale. Quindi noi in realtà in questa fase non facciamo altro che attuare la fase finale di un percorso che è iniziato appunto negli anni 2000. Quindi io in questa fase qui non ho ritenuto necessario procedere all'estensione di queste zone, in quanto già in qualche modo approvate ed attuate dal Consiglio Comunale nel 2000. Però se volete vi sparta con l'ufficio, ma non c'è il sì, vorrei sapere se quelle aree lì non dovrebbero essere soggette a bonifica, perché risulta così se mi ricordo bene un po' a braccio, che per un periodo sono state anche utilizzate le aree lì come questo dovrebbe dire per buttare materiali diversi, diciamo, non voglio usare proprio parole. Allora, per quanto ne so io, perché sono stato veramente a suo tempo a fare il sopralluogo con i vigili, la zona dove è stata condotta l'attività di tombamento di alcuni incavi che si erano creati e quella individuata in verde, in cui si sono installate alcune ditte che svolgono attività di demolizione e recupero e accantonamenti inerti, quindi non è escluso che questa zona qui sia stata, e quindi non era magari a vedere fuori con l'acqua facendo dei campionamenti, sia stata oggetto di attività come dire, di trattamento rifiuti, che comunque mi sento di escludere siano rifiuti pericolosi, sono fondamentalmente rifiuti inerti, cioè di aria, come dire, poi anche un materiale edilizio derivante da demolizioni e via dicendo, ma comunque non rifiuti speciali o pericolosi, mentre la cava Perugia e la cava Mami sono state semplicemente oggetto di attività di escavazione di inerti, quindi lavaggio di inerti e produzione di vimo, diciamo, ma sicuramente non necessitano di bonifica, di sempre di escludere. Ci sono altre domande? Sicuro. Le limitazioni che si valgono solo per le aree non svolgiate del tempo, però umano, quindi la zona rossa e la zona blu. Questa è la prima domanda, cioè le limitazioni si valgono solo per il periodo dell'arrivata, solo per queste due zone definite. E la seconda domanda era, lei sempre riguarda le limitazioni. Cioè questo tipo di liberazioni sono state fatte così perché la legge, cioè si è preso spunto da una legge che ci dice di inserire questo tipo di limitazioni, oppure è stata una scelta di questa amministrazione di inserire quelle determinate limitazioni?